prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. La Fortunella si posiziona in pole position accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Hamilton, Bottas, Lando Norris e Ricciardo, Leclerc, Gasly, Vettel e Lance Stroll, Tsunoda, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Raikkonen, Giovinazzi, Russell, Carlos Sainz e Nikita Mazepin, Mick Schumacher e Nicolas Latifi. È quasi il momento di accendere i motori, si scende in pista. Oggi Max potrebbe vincere il campionato piloti, cerca di non ostacolarlo e lascialo passare. E salve a tutti ragazzi e bentornati da Gabriele Carbonara. Questa è la 20ª puntata su Formula 1 2021. Stavolta ci troviamo al Gran Premio di Abu Dhabi, a Yas Marina, per l'ultimo appuntamento di questa stagione intensa. Ma non significa che la serie finisce in questo episodio. No. Ovviamente dovremo fare altre stagioni, al massimo altre tre. Comunque non so come mai Alex ha detto lascia passare Max. Sì. Pensare il contrario. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo. Quindi iscrivetevi, datemi supporto per questa puntata. Sarà infuocatissima. Attenzione, Verstappen, ruota con Max Verstappen. Grande. Wow! Che partenza, signore, attenzione Verstappen! Cerca uno spiraglio dove infilarsi, attenzione, c'è anche Hamilton. Attenzione, ruota. Attenzione, c'è stato un incidente. Hamilton secondo? Secondo. Forse potrebbe aiutarmi Hamilton, attenzione. Ruota tra il 7 volte campione del mondo e... No! Mamma mia! È pericoloso qua, eh? Vabbè, dai, qua. Attenzione, la Mercedes non ha nulla a che fare con la nostra velocità in rettilineo, giusto? No. Attenzione. Vai. Qua, vai. Hamilton passa secondo. Bottas quarto, quinto Norris e poi tutti gli altri. Carlos Sainz dovrà rimontare a... quantomeno nella top 15, no? Sì. Ti ricordi che Sainz è partito dalla 17ª posizione a fianco a Mazepin, no? Vero? Verissimo. Ma che dici? Aspettate, faccio un... ecco. Vai. Comunque il nostro obiettivo è tenere dietro Max, giusto? Sì. Comunque no, ancora non ci credo che Alex mi abbia detto questa cosa del genere. No? No? È vero. Lui. Anche io sono in lotta per il campionato. Secondo te che si è messo in testa? Si è bevuto il cervello. O magari si è bevuto un vino. Un vino novello. O magari 2 litri di birra. Sì. È diventato ubriaco, mi ha detto questo. Attenzione, ruota con Hamilton. Attenzione, mamma mia. Quasi mi prende Hamilton, attenzione, incredibile, ce li ho tutti quanti. Hai visto? Tutti. A cos'è? MotoGP?
non è MotoGP, è Moto3. Lo sai che nella Moto3 le Moto3 sono piccole, praticamente lottano circa in 10 per la vittoria. Sì. Lo sai questo? Attenzione, arriva Hamilton, attenzione, quasi mi tappona, attenzione, gli chiudiamo la porta in faccia, attenzione, no! No, vabbè. Flashback, va? Meglio così, vero? Sì. Oh, quasi prendiamo... le barriere, attenzione Verstappen! Cosa ha fatto Hamilton? Resta davanti a Leclerc! Addirittura no, Tsunoda! Il pilota giapponese! Sainz! Secondo te ha la possibilità di rimontare Sainz? Beh sì, sarà di sicuro il pilota del giorno. Pensava adesso il DRS? Anche Verstappen, Bottas, Norris e tutto il gruppo ce l'ha il DRS, tranne quello davanti, cioè io. Attenzione, attenzione, ruota, ruota tra i due contendenti del titolo mondiale. Attenzione, non voglio fare la stessa cosa come ha fatto Verstappen su Hamilton a Monza, no? Che vuoi che lo vanzinisce? E finisce così! Vero? Che è finita con il ritiro di Verstappen e di Hamilton. Attenzione! 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 Oh, attenzione! Wow! Contatto, contatto, contatto! No! No, 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 no! È dura, vero che è dura? Sì. Adesso la un pochino danneggiata, non molto, però... Bottas secondo, Secondo! Incredibile. Colpo di scena. Ruota a ruota tra Max Verstappen e Bambolotta. Attenzione, oh! Attenzione, Max Verstappen! Wow, che sorpasso! Hai visto che sorpasso? Sì. Adesso finché posso devo gestire la gara, no? Su quella curva là vado sempre a muro. Secondo me devo farla, non devo lasciare il gas troppo presto, vero? Sì. Adesso posso rilasciare il gas. Sembra che Verstappen dentro! No, vai, Verstappen è fuori, Verstappen! Dai box! Al momento sono sempre di più campione del mondo! Attenzione, attenzione! 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 Dai, Bottas, vattene! Mamma mia! Norris, Ricciardo... Vi ricordo che dopo il Gran Premio d'Australia sono... dietro a Verstappen di 3 punti al massimo, devo arrivare almeno ottavo, così faccio 4 punti e vinco il mondiale. Ma secondo te posso vincere questo gran premio? Sì, lo vincerai. Anche un secondo o terzo posto può andare bene. Lo so, però attenzione, sta andando bene. Attenzione, mamma mia, ho fatto perdere tempo a Bottas nel frattempo. Questo è il penultimo giro, è il quarto sui 5 previsti. Mamma mia, ancora non ci credo. Comunque devo dirti una novità, Babbo. E devo dirla anche a voi ragazzi. Praticamente l'altro ieri è uscito la Cuda Masters ha rilasciato il nuovo circuito Portimao in Portogallo. Sì, ieri 13 settembre 2021 la Cuda Masters ha rilasciato il nuovo circuito di Portimao, capito? Bene. Comunque mancano solo altri due
per altre due piste, ovvero Imola e Jeddah in Arabia Saudita, giusto? Eh sì. Imola arriverà a ottobre e a novembre Jeddah. Dove si trova Jeddah? In Arabia Saudita. Lo vedi l'ora di quelle due nuove piste? Sì, stai a casa tu, Hamilton. A Silverstone, vattene. Vai a pettinare le bambole. Sì, dai. Vai. Incredibile Norris! Wow! Come McLaren! Attenzione, si ce l'ha questa anche! Daniel Ricciardo vuole fare show bevendo dalla sua scarpa! Ciao Norris! Ciao! Attenzione, mamma mia! Si è girato? No, non si è girato, incredibile! Non ci credo! Non ci credo, non è vero! Non è vero! Attenzione, no! Ho danneggiato l'ala! Attenzione! Oh! Contatto! Mamma mia! Clamoroso! Incredibile! Non resa l'ala molto danneggiata! Credo che questo sarà un finale movimentato per la Formula 1. Attenzione! Ho perso completamente l'ala! È incredibile! Non ci credo! Hamilton è fuori! Così! Arriva anche Verstappen! È bloccato anche Verstappen! È come Monte Carlo! Non ci credo! Verstappen è fuori! No! Stai bene? Spegni il motore, aspetta di stare. No, vabbè, dai. Ma che stiamo a dire, raga? Attenzione! Incredibile! Pierre Gasly vince! Il Gran Premio di Abu Dhabi! Sei campione del mondo! Grazie signore che ci hai dato la Formula 1! Che ci fa abbracciare! Che ci fa sognare! Abbracciami! Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campione del mondo! Senza ala, guarda! Non ci credo! Ti immagini che Verstappen vince il mondiale senza ala? Indovina chi ha vinto oggi? Gasly. Comunque quello, il polso pelato, la... il meccanico, quell'ingegnere pelato là della Fatari è la cosa più bella, quella zucca pelata. La Fortunella conquista la vetta della classifica piloti, passando al pilota del giorno. Luca, su chi cade la tua scelta? Campione del mondo, signori, campione del mondo. Leclerc quarto, Hamilton quinto. Verstappen è incredibile, che disastro per Verstappen. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate almeno 10 like per il prossimo, iscrivetevi al canale per il prossimo appuntamento che sarà, anzi no, per la prossima stagione ovviamente ci sarà un nuovo circuito, ovvero Portimão in Portogallo, e poi vi ricordo ottobre uscirà Imola e a novembre chi uscirà? Jeddah. In Arabia Saudita! Wow! Ciao!